is your halo. Ciao a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic95 Ita e bentornati nel quinto episodio di Pokémon X e Y Extreme Randomizer, sempre in compagnia del nostro carissimo amico Tuberanza. Ciao a tutti allenatori di Federic, pronti, anzi io sono pronto per il quinto episodio, che tra l'altro Fede sta andando alla grande questa serie. Madonna, Cube, non me l'aspettavo. Ma... cioè non se l'aspettava. Guarda che faccia, non se l'aspettava. Porca miseria ragazzi, quanto vi sta piacendo. E io, anzi noi siamo contentissimi di tutto. Ma veramente, questo. Quindi, ma veramente. Cube, quanti like per questo episodio? Almeno 5000 pollicioni all'insù. Dai, almeno. Non sono tantissimi almeno. Dato che il primo episodio ne ha ricevuti 10000, ragazzi, ce ne chiediamo la metà. Allora, ragazzi, nella scorsa poi, parte una abbiamo... volta che li avete raggiunti 5000, cioè potete anche andare oltre, a noi fa sempre piacere. Sì, ovvio quello. Quello sempre. No, non è che ci offendiamo, voglio dire. Allora, ragazzi, nella scorsa parte abbiamo ottenuto il nostro starter di Kanto. Io ho preso il mio Charmander, l'ho chiamato Fiammetta perché è femmina, e Mirko ha preso il Subbasaur, quindi Saur. Ora, ragazzi, Mirko ha già fatto, ma vi faccio vedere cosa bisogna fare. Bisogna scendere nel piano di sotto, dove incontreremo un personaggio bellissimo, molto importante di questo gioco. Quindi andiamo al piano terra e vediamo un po' di chi si tratta. Intanto tu Mirko, se vuoi esplorare la città, intanto vi faccio vedere sì, questo no, pezzo. Ma io la... cioè, ve lo ricordo, raga, io ho dovuto già passare la fase di Elisio perché sono dovuto tornare indietro a battere gli allenatori che non ho battuto nello scorso episodio. Quindi era inevitabile. Bravissimo, Tube. Ecco qui uno di loro, questo è Federic. E questo è Elisio. Federic, vieni qui un attimo. Ok, adesso facciamo conoscenza del tipo barbuto con la barba. Sì, roscia, insomma. Ah, il professore ti ha dato un Pokédex. Eccellente, davvero eccellente. Sei senza dubbio un prescelto. Il mio nome è Elisio. Il professore è stato per me una preziosa fonte di conoscenza sui Pokémon. Ciò che ho apprezzato, sì, ciò che ho appreso mi sarà molto utile per il mio obiettivo di costruire un futuro migliore. Ah, vedo che hai un Holovox. Sì, l'Holovox, ragazzi, è un'innovazione appunto di X e Y che ci permette appunto di vedere gli ologrammi dei nostri amici quando ci vogliono contattare. Ora, qualcosa mi sfugge. Cosa intenderà Elisio con rendere più bello il mondo? Ragazzi, questo lo scopriremo più in là. Già. Elisio è una cattiva persona. O forse esatto. No. Lo scopriremo. Ok, ragazzi, usciamo e andiamo a vedere un po' cosa succede. Allora, Mirko, dovremmo raggiungere, se non sbaglio, in questa parte, verso il percorso 5, la Reggia. Ci sta un ragazzino che ci dice: sei già stato al caffè? Esatto, dobbiamo andare al caffè, quindi. Pulizia contatti, caffè? Andiamo a. Ok, quindi andiamo subito al caffè. Come raggiungere il caffè? Bella domanda. Vabbè, prendi la moca, ci metti... cioè, tu dovresti saperlo poi, oramai. Beh, è grande come città Luminopoli, Mirko? Io sono a caffè alla mode. È un caffè francese. Ok, là io vedo la nostra amica Serena, magari ci può dire lei la strada? Ho visto questa con i capelli strani, ho detto magari sei tu quella personaggio chiave, invece no. Allora, questo è lo studio videoclip. No, ok. Ma manco per niente, proprio. Non ci voglio andare allo studio videoclip. Quindi ragazzi, cerchiamo sto caffè. Sto caffè dovrebbe essere questo qua, se non sbaglio. È questo il caffè? Okay, sai quanti caffè ci sono a Luminopoli? Tanti, magari non è manco questo. Sarà questo il caffè? No, non è questo. Boh, non lo so, vedi, di solito dovrebbe trovarsi nei paraggi in cui ci stanno quelle persone e dicono pulizia contatti, siete delle persone false. Allora, qua c'è un ah no. Vediamo un po'. Ah, non si può passare perché c'è l'interruzione di corrente. Perfetto, esatto. Se non sbaglio ci dovrebbe essere un taxista che magari ci si porta anche, Ci si può. Vediamo un po', io ragazzi cerco, tu hai trovato qualcosa? No, a parte il tizio che mi dice che non mi fa passare per l'interruzione elettrica. Ok, l'ho trovato, perché... devi andare tutto a sinistra. Tutto a sinistra, ok? Ok, aspetta, vado. Devi raggiungere la tipa bionda. Comunque se giri la città in continuo prima o poi lo trovi. Ma va, davvero? Ma immaginavo. Allora, uscito dallo studio del professore, vado tutto a sinistra. Tutto a sinistra, sì.
C'è una tipa bionda, eccola va, a bionda! Esatto, qua c'è Elisio, ragazzi, è una tipa con un vestito bianco lungo che non si sta per andare a sposare, ma capirete più avanti chi è. Ok, si sta per ragazzi. Sgozzare tutti. Praticamente Elisio vuole cambiare il mondo. Non credi che sia tuo dovere di attrice preservare nel tempo la tua bellezza? Il mio sogno più grande è trovare il mondo di far durare per sempre tutto ciò che c'è di bello in questo mondo. Elisio c'ha i piani un po', diciamo, scombussolati, ma... Sì. La faremo pagare. Ma guarda, ci si rivede, Federic. Lascia che ti presenti la grande attrice di Anta, l'orologio di Kalos. Le sue interpretazioni hanno conquistato il cuore di molti. In pratica si può dire che dedica la vita a rendere felici gli altri. Allora ho capito che lavoro fa. Oddio. Ho già capito. Questa mi è piaciuta, Mirko. Questa mi è piaciuta. C'è solo un lavoro che rende felici tutti, eh? Beh, dipende. Maschi soprattutto. Beh, ovviamente. Vabbè, sì. Oddio, mica è detto. Non è detto. Vabbè, non... andiamo avanti. Non soffermiamoci su queste cose. Esatto. No, anche perché non mi sembra poi tutto questo femminile lei, però. Magari dai. A fine storia scopriremo che in realtà è un maschio. È un uomo. Ok, dobbiamo raggiungere praticamente il percorso 5. Ma il problema è come raggiungere sto percorso 5, mo? Mo è uguale, sta poco fa. Senti, ci sta il mio, questo che abita qua sopra me, che ogni volta, ogni mattina, o smonta qualcosa o distrugge qualcosa e mi fa un casino. Io spero che gli venga un colpo prima o poi, così abbandona sta casa e maledizione. E rompe il cazzo, a lui. Insomma. Mamma mia, oh. Comunque c'è Tierno, e ciao, qui al percorso 5 ci sono dei Pokémon selvatici fantastici, sbrigati, vieni a dare un'occhiata anche tu. Ok ragazzi, andiamo verso il percorso 5 allora, tu l'hai trovato? Sì, ma lui ha detto nel percorso 5 ci sono i Pokémon fantastici, scusa, ho già trovato un leggendario in mezzo all'erba, scusa? Anche tu, cosa? Hai trovato un leggendario? Vabbè, Rayquaza, oh. Ah, sì, vabbè, anche io pensavo ora. No. No, ma lo troverò. Io ho un condenso speso con Regigigas. Brutta storia. Oh, brutta storia. Questo mi ha detto, allora vai, fratello. Sì, Mister Fratellanza, qua c'è il tuo amico, Mister Fratellanza, zio. Grande, Mister Fratellanza. Mister Fratellanza. Numero uno. È tuo cugino questo. No, questo è proprio un fratello. Mister Fratellanza dei poteri O. Me l'ero scordato, me l'ero scordato. Ma possiamo utilizzarli, poteri O? Sì. O serve... Ma non mi chiedere come si faceva perché adesso non me lo ricordo. No, ok. Da tanto non gioco, ragazzi. Ecco, comunque qua c'è appunto un'altra capopalestra che si può fare, domina i Pokémon di tipo lotta. E in poche parole Ornella c'ha due Lucario. Questa è anche quella che ci darà poi la mega pietra di Lucario comunque più avanti. Yes. Spoiler. Ornella, questa qui è stata bandita dai tornei standard del GCC. Ornella? Sì. Perché è veramente carta. Troppo forte. Sì. Incredibile, sembra proprio che Lucario abbia un debole per te. Mi fa piacere, ma che me ne frega. Che figo, qua c'è un parco, c'è un parco. Ma tu hai già parlato con Ornella Vanoni? Sì, ho già parlato con Ornella e... Ma tu proprio non te la caghi proprio, cioè tu proprio jumpi tutti i discorsi. No, tanto lo possono leggere gli iscritti tranquillamente. Senti. Ma comunque il parco qua lo giampiamo, andiamo avanti. Sì, noi andiamo avanti finché non arriviamo alla reggia. A 20 minuti stoppiamo come al solito. Ok, senti, ma ce la vogliamo fare una cattura qua? Guarda, tu c'hai già 6 Pokémon in squadra in realtà. Io ce ne ho 4. Ah, io me li già, guardo, cavolo, i Pokémon che ci sono qua. Se c'è qualcosa di carino lo catturo, se no. Fammi vedere, a me che tipologia manca? A me manca un elettro. Sai cosa? Io c'ho Cerberus qua, no? E volevo sostituire Cerberus con Fiammetta, perché c'ho anche Fenix, è tipo fuoco volante, cioè... Eh sì, anche perché io dovrei sostituire anche Pollo, perché è un altro fuoco e io di fuoco ce l'ho già. Io c'ho 3 Pokémon di tipo fuoco in squadra, non lo so. Olè! Cresselia! Ma che bello! Ci sono Pokémon fantastici, dicevano. No, ma è di un'allenatrice, quello è brutto. Ah? Cresselia in realtà è psico, ma soffre buio, mi sa. Tu uccidilo comunque, qualsiasi cosa l'ammazzi. Dio, ragazzi. Comunque, io penso di sostituire. Perché io, sapete che la squadra me la faccio piano durante la storia, non me la faccio tutta subito. Quindi probabilmente i Pokémon che per ora sono definitivi squadra sono sicuramente Frogger e Charmander. Per ora. Poi io, raga, più avanti vedremo. Che cavolo. Eh sì, infatti Cresselia soffre buio. Sì, quello. Bella fregatura. Cresselia usa metronomo.
E mi fa anche lui rancore. Uccidiamo Kabuto, facciamogli un smog. Smog Kabuto. Idropulsar sul Kabuto. Non è molto efficace, ma lo shottiamo perché siamo OP. Le battute delle gemelline? Quelle che sto battendo, ma una delle due è a Cresselia. Ah, ok. E vorrei sapere come fa ad averlo. A chi l'ha rubato? Ok, ragazzi, comunque, nella grafica che vedete io ho aggiunto sia Cerberus che Phoenix, ma vi dico la verità, sinceramente i due definitivi sono Fiammetta e Extreme per ora. Se trovassi qualcosa di più decente in quest'erba potrei catturarlo e aggiungerlo alla squadra. Per ora i definitivi sono questi, devo ancora pensarsi su Cerberus e Phoenix. Comunque dateci consigli qua sotto nei commenti. Sì, cerchiamo esatto. Un po' in quest'erba cosa c'è, magari c'è qualcosa di interessante. Olè, Cresselia è andato giù. Olè. Bene così. Andiamo 800 su. Milioni di punti esperienza. Quest'erba c'è qualcosa? Ok, cerchiamo. Quando mi si evolve sto mostro qua, Levitroccia. Oh, Greninja ho trovato nell'erba. Buono. Cioè, c'ho Extreme Greninja al 9. Vabbè, ma che ci faccio? C'ho Extreme. Fuga. Ma a livello più alto? No, 9, livello 9. Ah, allora no. Doppio calcio. Chi è che vuoi imparare doppio calcio? Pollo. Pollo combina guai. Non era così. My fucking god. Bello zio. Bello. Questo va in squadra. Oh mio dio. Mirko. Mirko, yeah. Tu non hai idea. Non posso avere idea sul tuo culo pazzesco. Dragonair. Mirko. Bello cazzo. Dragonair. Minchia raga, così c'ho Charizard, Greninja e Dragonite in finale. Cioè ma stiamo scherzando. Mega Ball diretta, catturiamolo. Ragazzi, Dragonite, bello. Ma proprio già la forma finale ti è uscita? No, Dragonite, lo devo far evolvere al 55, quindi ci vuole un bel po'. Però, per ora lo aggiungo. Per ora è ufficiale della squadra. Beh, te ne freghi. Sì, ha voglia. Poi se mi impari ira di drago è anche buono perché toglie 40 PS ogni botta, quindi è buono, senza debolezze. Sì. Ok. Vabbè, io il tipo drago ce l'ho. E che tipo drago, tra l'altro? Riguardo, sì. Come lo chiamo Dragonair adesso? Bella domanda. Lo chiamiamo... Topo Gigio. Blue Dragon. Bello. Bello, ma poi diventa un blue dragon dopo. È vero, un yellow dragon poi diventa. Vabbè, lui chiama lo stesso. Oh mio dio! Chi? Oh mio dio, è proprio lui! Chi? Che il dio! Nell'erba? Sì! E la madonna. E questo lo prendo, figa. Io chiamo blue dragon, raga. Blue ma però che il dio è acqua. Vabbè, che me ne frega, io faccio fuori Divot. Sì, ma occhio che ci vuole tanto a catturare anche il Deo, idolo, ti avviso. Sì, è la stessa cosa che hai detto quando era con Rayquaza e poi... No! Che? Sei morto? L'ho ucciso! Ecco, immaginavo. Gli ho fatto graffio, brutto colpo. Che sfiga, cazzo, Maledetto. Vabbè. Comunque raga, adesso se andiamo un po' avanti, magari lo ritrovi Mirko, non ti demoralizzare. Tu sei forte e ce la farai a riprenderlo. Come le Gigigas. Sì. Allora. Flygon, no. Flygon, no. Cosa? Sì, ma che merda. Hai trovato Flygon? Sì, ma che merdaccia putrefatta proprio. Flygon. Sì, Flygon, il brutto quello con la... Ma è forte Flygon. Ma no, non mi serve un drago. Ah, no, in realtà no. Però è figo Flygon. Sono demoralizzato. Questo episodio si chiama Tuberanza uccide un leggendario. Epico, non ci credo. Scherzo male finito epico. incontro finito male. Già. Ok, ragazzi, dai. Blue Dragon mi vuole sfidare. Eh? Tierno mi sta sfidando. Sì, sfidalo. Mostra mosse. Ciao, tornato tu nonna, avvolgibotto e fuoco fulmisguardo, ciao. Beh, pure troppo. Dai, io tengo Dragonair perché mi piace. E comunque è una squadra che può far veramente male quando si evolvono. Sì. Roserade usa rafforzatore. Vai Charmander, pensaci tu. Vacci col tuo attacco braciere. Comunque ragazzi,
Rafforzatore. La serie di sfortuna per me continua. Vabbè dai Mirko, comunque lo puoi sempre ritrovare là nell'erba. Eh sì, ma devo stare lì a girare e girare. Cioè queste le cose sono belle catturarle quando compaiono. Cioè se stai lì a fare girare in gira. Cioè non è che è tanto sfiga, è... C'è strano da spiegare, cioè. È sfiga, è sfiga. Comunque ragazzi, ho appena battuto un Roserade con il mio Charmander tra pochissimo, che soffre la scottatura, bracere, lo uccidiamo. Buon latte. No, che bastardo. Sicuro? Ascolta, ma Delphox è fuoco psico? Delphox? Sì. Ok. Io ragazzi, sto cercando di battere questo Roserade, ma se continuo a usare buon latte non la vedo dura. Buon latte. Sì, ma che infame, continuo a usare buon latte, dai, che palle. Bracere, dai, uccidiamolo con sto bracere, mori. Ciccio Tierno se n'è andato. Addio. Ciccio Tierno, Ciccio Tierno. Allora, tu beh, Tierno, non fa che pensare alla danza. Dai, ma questo rosa c'è solo buon latte da utilizzare, solo questa mossa, mannaggia il diavolo. Continua a curarsi. Oh, mi ha dato il miele, preciso. Se dovessimo avere un po' di mal di gola, è il top. È il top, sì. Sì. Dai, mandiamo il nostro qua extreme perché... Che il deo... Dove sei? Che il deo? Ma hai detto che il deo... Hitmontop! Lotta? Sì, però... Ah, prepotenza. Tipo lotta ci sta. Ci starebbe. Al posto di... Io raga, io sto rose non lo butto più giù, raga. Non lo butto più giù. Era ora che ti cugnavi anche tu prima o poi, che è troppo pigo buon latte. Poi c'è un sacco di PS sto coso. Poi continua a fare rafforzatore ogni 2 secondi. Ho capito che ti faccio mosse speciali. Però mannaggia il cavolo, vai giù. Idropulsar purtroppo li lava poco, però sicuramente li lava più di bracere, nonostante non è molto efficace. L'unica sarebbe mandare Cerberus in realtà. Se una non fa buon latte lo uccido. Buon latte. Li mortacci tu! Allora io intanto Hitmontop lo prendo. Poi nel frattempo, sì vabbè, lo prendo forse per modo di dire. Poi ci penso su. Sì, continuo con buon latte, eh. Madonna, vai, che odio. Vai, fatto bene Federic. Fatto bene Federic. Grazie. Ma non è che mi uccide, perché non mi uccide. Però continua a curarsi, sto qua un'ora. Io per sicurezza a Bulbo gli ho insegnato sonnifero. Dio, lo sto odiando questo Rosed. Però questo Hitmontop è sonnambulo. Si muove mentre dorme. Ora ci vado di attacco rapido. Dai, va, entra compà. Ti leverò Io ho ucciso Tierno e tu con la scusa che ti sto aspettando. No, vai avanti. Vado. Vai, okay. Tu continua a battere i dottori, quelli li faccio off camera io. Devo battere però sto Pokémon, raga. No, non ho dato il soprannome a Hitmontop. Maledizione. Allora, un attimo, devo dare una pozione. Oh, Fede. Ricorda che hai bestemmiato, ricorda a tagliarla, Lo so. Vai. Mannaggia, dai. Sei un mostro, sei. Sei un grande. Idropulsar! Oh, beauty! Madonna mia. Oh, questo beauty adesso si prenderà un bellissimo braciere, ma di quelli proprio al bacio. Pam! Olè, super efficace e brutto colpo. Bene, vai. Oh, Mirko, io sto infognato qua. Questo non ti usa buon latte per tutta la partita. Io non riesco a buttarlo giù. Prima o poi finiranno i PS. Oh! Oh, Bulbasaur già mi si evolve! Bulbasaur? Sì, mi si sta evolvendo, grande! Perfetto! Tutto lavoro in più per Federic, grande! Tutto editing per Federic! Tutto editing, sì! Devo cambiare un'immagine, dai! Ivysaur! Calcio basso, ma questo capisce, mamma cioè, mia, ma ragazzi, capiscono questi allenatori? Non capisco, ma da un po' di tipo... Vabbè... Ah, tutti... Bracere, uccidiamolo. Sguardo feroce. Ma no, non c'ha soltanto bollato. C'ha anche sguardo feroce, viso struge. Avevo anche cioè tutte mosse per cacare le palle, proprio. Mi paralizza anche, mi ha paralizzato. Cioè, perfetto. Ora,
Regà, noi la parte del parchetto e tutte le cose l'abbiamo saltata, ma poi ce la facciamo off camera, perché obiettivamente dobbiamo anche un po' muoverci, perché Sole e Luna è quasi alle porte. Esatto. E dobbiamo anche, ecco, dobbiamo velocizzare un pochettino. Muori, poi sono gli muori, muori, Madonna Santa, muori. Attacco X. Oh, qua è pieno di allenatori, Fede. Ma io l'ho ucciso questo. Io direi che sto percorso 5 possiamo... Ah, Dio Dio, che facciamo sto percorso 5? Monkey! Ok, dai, livello 13 per Umbreon, Umbreon Carabio, voi dimenticate Umbreon, lo metto nel PC dopo. Allora, qua conviene saltare sti allenatori e ce li facciamo poi sì, dopo. Sì. Madonna, conviene. Ho battuto Tierno, ora aspetta, fammi andare avanti perché qua veramente... Ragazzi, dobbiamo arrivare fino alla Reggia Aura. E alla Reggia dovremmo praticamente vedercela con Frufru. Mi dispiace che ho aspettato così tanto tempo contro Tierno, ma ha cagato letteralmente il cazzo e l'avete notato anche voi. Quindi ragazzi, praticamente dovremmo andare avanti. Adesso io vedo cosa c'è qua avanti, Mirko, giusto per... Ah, ci sono un po' di allenatori, vedo. Ok, allenatore. Ah, m'ha fregato sta allenatrice de mia. Vabbè, ci sono un po' di allenatori in effetti. È pieno. Ah, questo è il percorso coi pattini. Eh sì, comunque no. Siamo... Upa mi ha mandato in campo. Upa? Ok. Sì, bellissimo, io lo adoro Upa. Comunque sì, ci sono parecchi allenatori, ragazzi. Noi, vabbè, li faremo off camera, non so, perché ci viene un'altra parte. Praticamente se continuiamo ci vengono un'altra parte. Eh sì. Ho perso tempo con buon latte là, però non ci posso fare niente. L'Extreme comprende anche questo, eh. Eh sì. Vabbè, considera che io sono stato un episodio e mezzo con Violetta. Già. Vabbè dai ragazzi, questi allenatori magari li facciamo off camera e ci vediamo poi più avanti per appunto la Reggia Aura. Dai, facciamo così Mirko? Sì, facciamo che gli diamo appuntamento direttamente alla Reggia. No, c'è prima una piccola cosa da fare, ok? Ah, ok. Dai, okay. Ragazzi, va bene. Grazie a tutti per aver guardato questo episodio, noi ci vediamo con il sesto episodio di X e Y Extreme Randomizer. Da Federic e Tube è tutto, è un tutto. Bel like, un commento. E consigliateci qui sotto nei commenti se volete che saltiamo gli allenatori oppure no. Ah, oh ragazzi, non fate i matti, eh. Cliccate sto pollicione e ci vediamo con il sesto episodio sempre qui sul canale di Federic. Ciao raga, sempre forti. Bella. Ciao. Ciao.